Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un filato in grado di farvi realizzare capi davvero con un mix di colore e di lucentezza straordinari. Quest'oggi parliamo di un filato ritornato in casa Tessiland perché è davvero tanto richiesto e capiamo senz'altro il perché. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui, l'Herman, questa bellissima cake con delle sfumature davvero molto particolari e con all'interno il lamé. Allora, come potete vedere, le sfumature percorrono proprio tutta la lunghezza del filo e potrete vedere le nuance presenti all'interno del gomitolo proprio grazie a questa forma appunto denominata cake. Vedete che ovviamente c'è anche del lamé, come abbiamo detto prima, però dovete pensare che il lamé ha una struttura solitamente, diciamo, un po' spigolosa, come se fosse un quadrato, e che a volte in alcuni filati potrebbe in un certo senso anche percepirsi, ma nel caso dell'Herman assolutamente no. Perché? Perché dovete pensare che nell'Herman il lamé viene, diciamo, posto quasi in una posizione centrale e tutti gli altri fili vengono quindi avvolti attorno al lamé in modo tale che venga protetto e quindi che non si sentano queste possibili spigolosità, ma che comunque riescano a far sì che possano fuoriuscire le lucentezze e quindi la brillantezza del lamé stesso. Analizziamo adesso nel dettaglio le sue composizioni. Allora, l'Herman è per il 10% lana, 40% cotone, 20% acrilico e 30% poliestere. Ha il peso di 150 grammi e una lunghezza di circa 410 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 5,5-6, vedete, insomma, comunque è un filato che si presta ad un determinato tipo numero di ferri, e uncinetto sempre 5,5. Analizziamo nel dettaglio anche quelle che sono le caratteristiche che vengono indicate proprio qui sull'etichetta. È un filato certificato Ecotex, quindi come sapete che è davvero, che non è assolutamente nocivo per la salute, che appunto lo è certificato. Poi è consigliabile di lavarlo a mano ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, di non utilizzare assolutamente l'asciugatrice, ma invece di riporlo in una posizione piana, lontano da fonti di calore eccessive. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e invece non è possibile candeggiarlo. È possibile invece stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, come consigliamo sempre, sempre con un tessuto da porre sopra il capo. Vediamo adesso quelle che sono le meravigliose colorazioni però proposte. Allora, questa che vedete qui è l'azzurro, quindi che vedete però non ha solo l'azzurro appunto all'interno, ma anche questo bel rosso acceso, il beige e il lamé che illumina tutta la cake. Poi abbiamo anche quest'altro che invece è il beige, quindi se avete intenzione di realizzare qualche capo dorato, sicuramente questo è il filato adatto a voi. Poi abbiamo ancora quest'altro che è l'acqua marina, che invece appunto ha i toni dell'acqua marina, del verde acqua, del turchese, con questa nota di bianco e questo lamé color argento. Proseguiamo ancora con qualcosa davvero di candido, che è questo, vale a dire il grigio, dove ci sono ovviamente tutte le tonalità del grigio risaltate da questo bel lamé color argento, che quindi insomma vi permetteranno di realizzare dei capi che davvero rimandano insomma alla neve e all'inverno. Proseguiamo ancora invece con questo che è l'orchidea, dove quindi notiamo dei colori molto più accesi, un fucsia, un rosa, però diciamo affievoliti da questo beige che ripercorre un po' tutta la cake e da un bel lamé invece rosa acceso. E concludiamo con gli ultimi due, che sono questo, il rosa cipria, anche qui c'è il beige, ma con un rosa cipria appunto molto più delicato e un lamé argentato che quindi continua a rimanere, a lasciare, ecco, la delicatezza del filato stesso. E infine, per ultimo, questo che è il turchese, dove vediamo appunto note di un bel turchese, quindi molto acceso, con questo leggero filo verde che appunto percorre un po' tutta la cake, risaltati, messi quindi in risalto da questo bel lamé
color azzurro, quindi turchese turchese, diciamo un tono su tono, davvero molto molto bello. Quindi grazie a queste meravigliose composizioni l'Herman vi permetterà di realizzare dei capi sicuramente molto caldi grazie appunto alla presenza della lana e dell'acrilico, ma allo stesso tempo che non vi appesantiranno, quindi proprio grazie alla presenza anche del cotone. Poi oltretutto con questo mix di colori e questa aggiunta di lamé davvero insomma potrete realizzare dei maglioncini, dei bei vestitini come abbiamo già avuto modo di vedere, o anche dei cardigan che quindi ecco potrete grazie alle varie nuance abbinare su un qualcosa di più semplice, quindi da abbinare sotto magari in tinta unita e risaltarlo e quindi avere allo stesso tempo quel tocco di brio e di luccichio in più proprio grazie al lamé presente all'interno di questo filato. Davvero stupendo, mi raccomando, inviateci le vostre foto e i vostri progetti, iscrivetevi su YouTube e attivate quella meravigliosa campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati su tutti i nostri video di Tessinan Condivision News e della rubrica Come Fare, e io vi do appuntamento al prossimo articolo. Iscrivetevi, ciao!